lavorare le compagnie che già lavoreranno, anzi la lavoreranno meglio, come abbiamo bloccato con le nostre mani i tir, vi ricordate, 2 anni fa? Lì potranno andare a lavorare non con 2 costate del mare, con tutte quelle che voglio 24 ore su 24, perciò non abbiamo questioni contro qualcuno, abbiamo tutto l'iter che facciamo e per migliorare è in positivo per la nostra città. Lì sarà una ricchezza economica per chi ci lavora, per i lavoratori che andranno a lavorare, e poi non ci sarà più la morte che ho visto con i miei occhi, ragazze sotto le ruote dei tir, e soprattutto la gente inquinata dall'inquinamento acustico e atmosferico, e gente che si è presa il cancro, e non sapremo mai i loro volti e i loro nomi. Oltre questo, opere così importanti come il secondo palazzo di giustizia, oggi è sul giornale, dopo 30 anni l'abbiamo realizzato noi, e con gli assessori che si va a Roma avanti e indietro a dare la nostra vita, però siamo arrivati, abbiamo la testa dura e non molleremo mai. Il secondo palazzo di giustizia, voglio dirvi, non è un dettaglio, 1,2 milioni, 1,3 milioni, ogni anno andava nelle tasche dei soliti ricchi molto noti per 30 anni. Guardate quante risorse e quello che si poteva fare in questa città. E ora noi l'abbiamo fatto il giorno 9, si firma il contratto con i ministri, l'ingegner Reggi, che è il direttore del demanio nazionale, ci ha mandato chiaramente protocollo, tutto ormai, cosa ha fatto oggi sui giornali. Via Don Blasco, e abbiamo chiuso tutto il nostro iter, e i cantieri dell'autostrada Giostra Annunziata, che si parlava da decenni, sono lì che lavorano. Perciò quando ci dicono voi siete onesti, però intanto voi siete onesti come se fosse poco in questa città con quello che è successo, ce lo dicono come un dettaglio, come un dettaglio, come un dettaglio. E allora, oltre ad essere onesti, siamo concreti, l'abbiamo detto, siamo concreti come dei sognatori, perché abbiamo la testa negli ideali e i piedi ben piantati per terra per fare le cose. E vi ho detto già solo qualcosa, perché la lista è lunga, i 235 che aspettavano di essere messi in sicurezza nel lavoro, che erano precari da più di 20 anni, lasci uno sotto scopa e ti darai il voto. Noi li abbiamo liberati e non vogliamo i loro nomi, perché non gli chiederemo mai niente, era il loro diritto e il nostro dovere, e lo abbiamo fatto, e sono liberi. E così la casa di Vincenzo, che per noi è una delle più grandi cose che abbiamo fatto, perché gli ultimi, i senza tetto, chiaramente devono essere poi attenzionati più di ogni altra cosa. Vivere in strada col freddo è pazzesco, l'ho provato a fare, a stare con loro, è una cosa tremenda. E allora abbiamo aperto anche il comune, oltre alla casa di Vincenzo, a far restare le persone, i senza tetto qua. Abbiamo aperto il comune quella volta che abbiamo tolto il veto, perché non abbiamo paura di nessuna contestazione, ci mettiamo la nostra faccia a parlare con tutti, con tutte le strumentalizzazioni che fanno. Allora, noi abbiamo già vinto, l'ho detto, la vittoria nostra è di lavorare, ripeto, con l'etica al primo posto, e poi le cose concrete si faranno. Se non c'è questa, qualunque cosa concreta può essere atto di scambio, come quello scambio di voti con la mafia che c'è stato nella nostra campagna elettorale, scambio di voti con la mafia. E guardate, non mi interessa andare ad accoltellare nessuno, perché non è il mio stile, è il nostro stile, però bisogna dire, non c'è qualcuno che ha rubato, qua c'era, come dicono a Napoli, o sistema, o sistema. E hanno fatto le loro campagne elettorali neanche con i loro soldi, con i soldi della collettività. Allora facevano entrare 100 persone ammesse in ambiente, senza concorsi, e ora noi invece facciamo i concorsi, liberi. E poi sulla formazione, è una cosa di una gravità, che hanno tradito anche le persone che aspettavano di avere la formazione, perciò è un rubare su quel campo, è ancora più assurdo, e chiaramente chi ha tanti soldi lo fa ancora, e qua siamo, sforiamo sulla malattia. Ora un momento, noi pensiamo al futuro, possiamo andare via domani, sono entrato a piedi nudi e me ne vado in punta di piedi con l'animo libero e felice.
E guardate, come la prima volta, no, mi sono presentato per la prima volta perché ci sono stati 10 mesi di raccolta firme, non l'avevo fatto mai prima. Con certezza di andare alla Camera, al Senato, non mi interessano le carriere, ho rifiutato quello e ho accettato una lotta che era impossibile a vincere e noi l'impossibile l'abbiamo reso possibile. E allora siamo andati avanti e ora però vi chiedo, come ve l'ho chiesto 3 anni e mezzo fa, dobbiamo essere tutti a lavorare per questa città, diffondete, guardate, i mezzi di informazione sono importanti e dobbiamo cercare di dire le cose nel modo più chiaro possibile. La pagina Facebook che c'è in questo inferno su di me arriva anche a 200.000 persone, diffondetela, ve lo dico, perché è un modo democratico dal basso per dare informazioni. Poi ci sono tutti gli altri organi che facciano il loro percorso, chiaramente, perché fare informazione è un atto è fondamentale per la vita democratica di un paese. Io chiaramente vi ho detto, tanta gente mi ha contattato in queste ultime 24 ore, sindaci, gente intellettuali, di tutto e di più, da tutta Italia, perché si sono indignati, perché conoscono la nostra storia. E veramente tanti, da Henry De Luca, il mondo. E stamattina alle 8:15, devo dirvi che alle 8:15 ho letto un altro WhatsApp, che ve lo voglio leggere. Caro Renato, una volta ho risposto ad un giornalista che mi accusava di essere un perdente, che io non potevo perdere. Perde chi ha lo scopo esclusivo di vincere elezioni per gestire il potere, chi lotta per affermare valori, diritti e ideali non perde mai. Ti abbraccio forte, Moni Ovadia, che ringrazio e che è una figura straordinaria, di altissimo livello culturale, che Moni Ovadia qui, venendo un giorno, mi ha detto: guarda, ho tentato in tutti i modi di fare cambi culturali a questa nazione, ma lo continuo a fare, e lo continuo a fare in un modo libero. Ho lavorato anche quando mi sono arrivate offerte non di candidature, ma di lavorare con i partiti. Ha detto: basta, non ne posso più, però tu mi puoi chiedere qualunque cosa. Io non gli ho chiesto niente, io gli ho mandato solo la lettera, come a tanti. Lui ha risposto con queste parole straordinarie, perché è nello spirito di quella lettera che ho fatto. Noi stiamo veramente, abbiamo cambiato l'asse terrestre della politica, l'abbiamo fatta ritornare a quella che era la vera politica. Il potere stesso, il potere è una parola pulita, positiva, ce l'hanno fatta diventare negativa. Il potere ce l'ha la mamma, il papà, l'insegnante, ce l'ha il prete, ce l'ha l'allenatore, ma il potere è che tu lo utilizzi per scopo, per il bene comune e per quelle persone che stanno con te. Quando tu fai affari personali fai un abuso di potere. E allora recuperiamo le parole anche e andiamo avanti tutti insieme, tutti insieme. La forza è di essere insieme. Non rivendicherò mai, voi mi avete chiamato a rappresentarvi, e guardate, sono onorato e lo faccio appunto dedicando tutto il tempo e con amore. Ci deve dare gioia la lotta. Vi chiedo, non lo so tutto quello che mi dicono, non vi preoccupate, ve lo dico, lo so che vi fa male, dovrebbe fare più male a me. Se mi arriva da un amico una critica, non dormo la notte. Da certa gente possiamo fare scivolare. E allora lavoriamo con lo spirito della non violenza e della compassione, che non vuol dire buonismo, perché noi ora nel mio discorso ho detto anche le cose che non ci vanno, però lavoriamo col pensiero positivo di continuare a stare insieme. Scusateci per qualche errore, forse tanti, perché noi non abbiamo fatto mai questo lavoro e perciò tante cose burocratiche ci hanno anche spiazzato ed è difficilissimo stargli dietro, però abbiamo fatto gli errori, ci ritorniamo e poi andiamo avanti. Pensate, per esempio, anche eravamo indietro con i bilanci, ora siamo tra i più virtuosi d'Italia, si può recuperare. Io vi chiedo appunto di stare assieme, di lavorare ognuno nel vostro ambito lavorativo, familiare, di amici. Diffondiamo queste cose, perché cambieremo veramente non solo questa città, ma vi dico che tante altre città ci chiamano
noi non dobbiamo dare lezioni a nessuno, sono loro che dicono questa avventura non è circoscritta a Messina. Mi chiedono e mi dicono in un modo grazioso perché non viene a fare il signore da altre parti, ovviamente non è possibile. Però perché non è la persona, non è Renato, è le modalità che la gente si aspettava, non qui in tutta Italia. Ed è bellissimo che questa cosa sta crescendo, ecco perché a volte vado anche a parlare a Torino a 1000 studenti. Io non chiedo il consiglio che mi devono dare, niente. No, mi danno molto nel dialogo per cercare di capire che questo modo di pensare si deve diffondere e c'è veramente ovunque tanta bella gente come siete voi e come ce ne sono tanti per ora nelle case. Dobbiamo arrivare, se ci sono pochi, 100, 1000, 2000 che ci parlano addosso, che ci dicono anche cose inopportune, ci sono praterie da conquistare, da dire quello che noi stiamo facendo nel modo pulito che quasi non sembra vero, ma è così. E allora se lavoriamo tutti forse si può andare avanti, però intanto ormai questa traccia resterà indelebile e noi abbiamo già vinto.